la decima volta il liceo classico Lanza di Foggia nella semifinale del Campiello Giovani. L'ex Luna Benedetta Mancusi, con il racconto Il giorno prima di domenica, si è classificata tra i 25 semifinalisti della 22esima edizione del concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e 22 anni residenti in Italia e all'estero. Benedetta, 21 anni, studentessa di Film and American Studies presso l'Università Britannica dell'East Anglia, è stata scelta tra i circa 200 ragazzi che da tutta la penisola hanno inviato il loro racconto. L'abbiamo incontrata durante il ritorno extravagante con lo scrittore Luca Bianchini, un'occasione prestigiosa per Benedetta per tornare nel suo liceo. Benedetta Mancusi, cosa si prova a essere semifinalista al premio Campiello Giovani 2017? È una grande emozione sicuramente, perché era dei miei piani da tanto tempo. Già quando ero a scuola avevo provato a partecipare, non riuscendo a classificarmi purtroppo, e quindi il premio si può partecipare fino a 22 anni, io ne ho 21, quindi finalmente ce l'ho fatta. Sono troppo vecchia per ripartecipare, però quindi ho fatto giusto in tempo, diciamo. Parliamo un po' del racconto. Il racconto, diciamo che involontariamente a sfondo sociale, dico involontariamente perché l'idea iniziale era, io mi chiesi questa domanda: ma cosa accadrebbe se la gente si potesse reincarnare in oggetti inanimati? Quindi l'idea iniziale era quella. Poi da lì, è come se il personaggio mi avesse preso per la mano e mi avesse lui poi condotto a raccontare la sua storia, che è anche a sfondo sociale, quindi. Soddisfatta la professoressa Mariolina Cicerale, il Campiello Giovani era nei suoi orizzonti, ha dichiarato, per cui sono davvero felice di dare la notizia di questo prestigioso traguardo. Con la selezione dei 25 si è chiusa la prima fase del concorso. Le prossime tappe prevedono l'annuncio della cinquina finalista il 28 aprile. Il vincitore del Campiello Giovani dovrà aspettare la cerimonia conclusiva in programma il 9 settembre prossimo. A Benedetta, alla quale sono giunti anche i complimenti del sindaco Franco Landella, un grande in bocca al lupo. E il futuro di Benedetta cosa c'è? Non lo so cosa c'è, sicuramente la scrittura, perché mi ha accompagnata da sempre e continuerà ad accompagnarmi sempre. È l'unica cosa su cui so che potrò sempre contare. Bocca al lupo. Crepi, grazie.